Ok, come vedete siamo qui nella schermata iniziale di Minecraft. Beh ragazzi, siamo qui perché oggi inizieremo la mia avventura su Minecraft, visto che l'avevo promesso. Ma ragazzi, questa avventura non sarà un'avventura molto facile. Sarà in modalità estrema, quindi in modalità hardcore. Ragazzi, perché io in un sondaggio vi ho chiesto in che modalità la volete, se in survival o hardcore, voi avete scelto hardcore. E ragazzi, se vi chiedete cos'è la modalità hardcore, beh ragazzi, la modalità hardcore è praticamente se noi moriamo il mondo che ci verrà perso, cancellato, potete dire ciao ciao. Beh ragazzi, questa è la modalità hardcore, quindi adesso andiamo in giocatore singolo e creeremo il mondo in estrema. Ovviamente ragazzi, il mondo dovete sceglierlo voi ragazzi, quindi, ma come ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like, attivate la campanellina se volete il secondo episodio di questa serie, minimo 100 like per il secondo episodio. E detto questo, iniziamo! Ok ragazzi, eccoci qua nel nostro mondo ragazzi, ma posso anche mettere le shaders, scrivetemi anche nei commenti se volete le shaders. E ragazzi, voglio dirvi, dovete scegliere voi ragazzi come si chiamerà questa serie. Il nome più bello metterò il commento nel video e lo saluterò nel prossimo episodio. Quindi sbizzaritevi con i nomi e ragazzi, quello con più mi piace, il nome con più mi piace lo sceglierò. Ragazzi, direi subito di farci le cose in pietra. Ok ragazzi, ho fatto le cose in legno, quindi adesso andremo subito a farci le cose in pietra. Ovviamente ragazzi, le cose in pietra le faremo easy ragazzi, perché io faccio sempre così se devo fare le cose in pietra. Oh ragazzi, guardate un po' cosa ho trovato del carbone. Già siamo messi bene ragazzi, già siamo messi bene. Ok ragazzi, ho già 18 di carbone che l'ho raccolto e mi sono anche fatto gli attrezzi in pietra, cioè il piccone. Ragazzi, comunque di farci anche, non so, la spada, perché non si sa mai. Dovete poi darci le cose, guardate un po', pollo, ciao, pollo. Ok ragazzi, andiamo un po' a esplorare, vediamo cosa troverò. Dei fiori rossi. Vabbè, lì ci stanno. Ciao pollo, nel senso. Qui ragazzi c'è un bel lago, ragazzi, potremmo fare una cosa sul lago, ragazzi. Tipo una casa nell'acqua, tipo una città sull'acqua o qualcosa del genere, non lo so. Ragazzi, oggi comunque non credo che faremo c'è tanto, dovremo farci le cose base, insomma. C'è una piccola base tipo qui sul lago. Ci diamo queste pack ragazzi, perché così potremo farci il letto. Purtroppo non ho la lana blu per farci i letti blu, però ok. Ragazzi, il portale del Nether c'è praticamente già fatto. Questa è una cosa buona, sto seed. Perché ragazzi, guardate cosa possiamo fare. Vediamo cosa c'è nella cassa. Ragazzi, una volta ho trovato in una cassa del Nether, ho trovato la mela, quella OP. Vediamo cosa trovo. Con corazza con ripristino, accendino, tutte le cose. La barattura è questo, molto buono. Raga, potremmo già andare nel Nether, però dovremmo prima, come si chiama, farci le cose in Nether. Cioè, nel senso, farci il piccolo diamante, quando potremo, e poi potremo spaccare quelle cose e fare il portale. No, 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 vai, vai, vai. Stavo per morire, stavo per dimenticare che ero in hardcore. Molto utile, ragazzi. Raga, sono in hardcore, non sono in survival. E questa armatura io me la rimetto perché non si sa mai. Quindi, ragazzi, questo posto secondo me ci sta. Potremmo fare già le cose del Nether, ragazzi. Potremmo farci qui. Quindi io, ragazzi, sbosco tutto e qui faremo una piccola casetta temporanea, credo, sì, perché tanto ancora è giorno, quindi facciamo la casetta temporanea e niente. Scrivetemi nei commenti cosa volete, come volete che faccio sta serie, ovviamente. Io vi dico solo che costruire su Minecraft sono scarso e niente, quindi non mi chiedete chissà quali costruzioni nei commenti, mi raccomando. Prendo già questa cassa che metto tutto qui all'interno delle cose inutili che ho trovato. Vabbè, la cassa ragazzi non sarà così grande, ve lo dico. Ci sarà una piccola casetta. È una casetta temporanea ragazzi, è temporanea. Non sarà una cosa grande quanto...
Vabbè ragazzi, comunque, guardate, ho già un po' costruito casa mia. E niente ragazzi, come vedete sta casa, raga, non è che è così grande, eh? Cioè, è una casa piccolissima nel chilling, ragazzi. Perché ragazzi, vi ricordo, siamo ancora all'inizio, quindi non ci servirà una casa enorme. Ci servirà solo una casa per proteggerci dai zombie la notte. Non è che... Infatti, come vedete, sta diventando sera, no? E quindi io, ragazzi, sto facendo questa piccola base intanto per proteggermi dal buio che sta arrivando. Esatto, proprio adesso. Quindi andiamo così. Ora i zombie non possono entrare e io non posso uscire. Però già che ho la lana, ragazzi, siamo messi bene. Perché così, ragazzi, come vedete, ora mi posso craftare il letto. Oh, perfetto. Guarda un po', giorno e niente. Vabbè ragazzi, questa è già un bel po' la casa. Ho fatto già il piccolo timelapse e dopo ragazzi adesso. Comunque ragazzi, la casa vabbè è ancora bruttina, sì, ma adesso ragazzi diventerà molto più bella, tranquilli. Ecco, questa ragazzi è la nostra casetta standard. Ditemi cosa ne pensate sotto nei commenti. Ma siccome ragazzi tutti voi state dicendo... Beh, lo so ragazzi che non sono bravo a costruire. Grazie, lo so, lo so. Ok ragazzi, scusatemi per l'interruzione. Comunque devo salutare le tre persone che hanno trovato la parola segreta nell'ultimo video. Devo salutare CS, Astolfo e Anto21Pro. Grande ragazzi che avete trovato la parola segreta in questo video. E ragazzi, io direi di farvi continuare. Ciao belli. Raga, io do il mio meglio, ragazzi, poi non se non vi piace, pazienza. Vabbè, il tetto, ragazzi, lo farò poi anche off camera. La migliorerò poi anche off camera, sta casetta. E già abbiamo fatto tanto. Vabbè, ragazzi, facciamo un altro piccolo timelapse dove faccio un timelapse dove faccio il pavimento e metto il vetro. E poi ditemi cosa ne pensate nei commenti, va bene? Dai, ok ragazzi, ho messo adesso il pavimento e niente ragazzi, ora mettiamo ragazzi il vetro e poi ditemi cosa ne pensate nei commenti di questa bella casetta. Devo poi dare fuoco a casa mia. Non ho cibo ragazzi, poi se muoio la partita è finita, game over ragazzi se muoio. Vado nella lontananza e ditemi cosa ne pensate di questa casetta. Ma ci sono dei pesci qua ragazzi, perché mi servono dei pesci. Scusate pesci, ma io vi devo uccidere perché devo mangiare. No, non posso morire ragazzi, devo stare attento, ok. Ok, vabbè, non sono riuscito a prendere molti pesci, però, ok. Uno. Ok, ne ho presi quattro. Quattro livelli e quattro pesci. Ok, mancano due vetri e la nostra piccola casetta è finita. Cioè ragazzi, abbiamo fatto casa in un episodio, c'è assurdo. Beh, è la casa standard, magari poi avrò un'altra casa molto più bella, ragazzi. Questa è solo come si chiama la casa standard che ho fatto. Ultimo pezzo e PAM! Eccoci qua. Questa ragazzi, vabbè, è la casa, come vedete, molto bella. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. E ragazzi, adesso credo comunque ragazzi di staccare qua questo video. E niente ragazzi, scrivetemi nei commenti. Scrivetemi nei commenti cosa devo fare nei prossimi episodi. E bella ragazzi. Ciao.